Salve a tutti, ben ritrovati. Vorrei raccogliere in 2 o 3 minuti alcune indicazioni, approfondimenti sulla precedente sessione che magari sono stati tralasciati. Ecco, in primis, parte il lapsus sul parallelepipedo, che invece era un parallelogramma, vorrei parlarvi dell'utilizzo dei movimenti del mouse. In sostanza avete visto spesso spostare l'elemento o ruotarlo, e per far questo tipo di operazioni è molto, molto utile ricorrere al tasto centrale del mouse, alla rotella. Quindi in sostanza tenendo premuta la rotella e spostando il mouse impongo una rotazione al mio oggetto, può essere sia lo schizzo che il volume solido. Ruotandola semplicemente invece io attivo uno zoom. Questo zoom ha il centro puntato nel cursore, per cui è comodo utilizzarlo anche per spostare l'oggetto stesso. Sostanzialmente, se io volessi riportare questo oggetto verso il centro del monitor, sarebbe sufficiente attivare la funzione dello zoom, partendo però col cursore sul lato opposto rispetto al quale voglio ottenere il posizionamento. Altro comando molto utile è il trascinamento o il vecchio pan dell'AutoCAD, che posso attivare premendo il tasto Ctrl e tenendo premuto la rotella del mouse, e quindi procedere direttamente con lo spostamento. Se al posto del Ctrl tengo premuto il tasto Shift e muovo il mouse con il tasto centrale, ovvero la rotella premuta, attivo uno zoom dinamico. Posso sempre attivare delle visualizzazioni di zoom tramite questa barra di strumenti rapidi posta in alto al centro dell'area grafica, e quindi andare a selezionare una zona per rilevarne l'ingrandimento. Il zoom fit, invece zoom ottimizzato, mi consente di posizionare il mio oggetto con diciamo minor ingombro possibile. Bene, un'ultima cosa che mi premeva sottolineare è la possibilità di visualizzare dei piani in maniera permanente, quindi cliccando sul piano stesso e attivando il comando di mostra. Il piano viene visualizzato in maniera permanente. Il feedback del colore in rilievo rimarca questo aspetto. Il fatto di poter visualizzare in maniera permanente non riguarda solo i piani, ma anche gli schizzi, per cui in analogo modo posso mostrare uno schizzo cliccandoci sopra e attivando il comando di mostra. Tutte le visualizzazioni possono inoltre essere inibite da un interruttore generale, che è attivabile tramite questa iconcina con gli occhialetti, sempre nei menu a centro area grafica. Disattivando quindi la visualizzazione dei piani, i piani scompaiono anche se sono stati precedentemente attivati dall'albero. Quindi sostanzialmente questo elemento si configura come un interruttore generale. Bene, io spero di avervi dato qualche dettaglio in più che vi sia utile. Come sempre, vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!